A Senigallia c'è un luogo dove la possibilità di toccare con mano un futuro che coniuga tradizione e innovazione è già realtà. Si tratta di Explorium, l'esposizione allestita nei locali della Nuova Comes, uno spazio a disposizione della comunità dedicato alla cultura dell'abitare, dove sperimentare materiali e soluzioni tecnologiche innovative. Explorium nasce come luogo di aperto alla ricerca, sostanzialmente un luogo, una possibile risposta alla crisi che richiede il contributo di più culture e l'incontro di più professionalità. È un progetto che parla al futuro con delle solide radici sia nel territorio che al passato, alle vecchie tecnologie, cercando di creare, diciamo, di riportare al centro del progetto l'uomo, la qualità dell'abitare, la qualità dell'architettura, la qualità della vita, direi, la bellezza, ma non solo la bellezza, ma anche proprio la qualità dell'abitare. La mostra è stata visitata nei giorni scorsi dal commissario straordinario della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, e dal presidente della Camera di Commercio, Rodolfo Giampieri. Qui a Senigallia abbiamo trovato uno spazio che davvero sembra rincorrere il sogno di tanti di noi, ricerca di materiali, ritorno al passato, laddove il passato è stato foriero di grandi realizzazioni, penso a quelle compatibili con l'ambiente, ma senza dimenticare appunto che è nel futuro, nella ricerca e nell'innovazione tecnologica che troveremo le risposte più belle. E qui si passa da un negozio tradizionale a un negozio di proposta, un negozio emozionale, a una struttura che in qualche modo fa del materiale uno degli elementi importanti per proporre cose nuove dentro le nostre case. Per cui assolutamente di primo livello, molto interessante, ci sono tanti giovani che porteranno avanti questo progetto e credo che chi oggi crea occupazione, occupazione giovanile, su percorsi nuovi, su percorsi innovativi, su cose che partono dalla ricerca per migliorare la qualità della nostra vita, ecco, io credo che sono gli imprenditori quelli giusti, quelli che da un passato importante stanno preparando un futuro luminoso. Senigallia dunque si conferma città sensibile alle opportunità offerte dall'innovazione e dall'impiego delle nuove tecnologie per superare la crisi economica. Sono diverse infatti le aziende del territorio che in questi anni, nonostante i problemi dettati dalla difficile congiuntura economica, hanno continuato a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. È un messaggio all'impresa locale, sì, perché è stato un progetto molto coraggioso in un momento in cui è difficile individuare un futuro. Ho avuto la fortuna di incontrare un'azienda che ha creduto nel futuro, ha creduto in idee nuove e ha investito addirittura in questo momento reinvestendo in personale qualificato, quindi assumendo ingegneri, assumendo persone che hanno fatto corsi d'aggiornamento e cercando appunto di creare le condizioni per una nuova epoca proprio dell'abitare, un'altra cultura dell'abitare. Senza dubbio la crisi ci mette in discussione, qualcuno è in grado di cogliere con proposte di grande novità e di grande prospettiva, non solo mattone, non solo piastrella, ma l'idea di ripensarci, e penso che Comes con i suoi collaboratori e gli architetti Ceccarelli abbiano dato un bel segnale e che possa e può essere colto non solo da Senigallia ma dall'intero territorio.